Ciao a tutti amici di Viral Video Italia, benvenuti, io sono Mario, un ragazzo di 21 anni che però ne dimostra 87 e sono qui per presentarvi Rotture di Cinema, non Rotture di Palle, Rotture di Cinema, e questa nuova rubrica parlerà proprio di quello, della settima arte. Vi porterò nei meandri più belli dei film che hanno fatto la storia del cinema, dei film che sono in sala, dei film che stanno per uscire, insomma ci addentreremo nel mondo del maxi schermo cinematografico. Oggi vi parlo di un qualcosa che non sempre si trova sui libri di cinema, anzi non si trova per niente. Se provate a digitare su Google, infatti, non vi darà niente. Cinema e videogiochi, che sono due mondi che probabilmente non sempre si incontrano, ma quando si incontrano generano dei prodotti straordinari. Allora, tutto comincia nel 1982. Anzi no, facciamo prima una distinzione ben precisa. Innanzitutto ci sono due grandi categorie. Ce n'è una in cui ci sono delle storie che parlano di videogiochi e invece ce n'è un'altra dove invece il linguaggio con il quale viene narrata una determinata storia riflette il mondo dei videogiochi. Nell'82 infatti esce un film diretto da Steven Limbresky che si chiama Tron, un bellissimo film dove i personaggi rimangono incastrati in un bellissimo universo di un videogioco. Questo è stato possibile grazie a delle innovazioni in campo della computer grafica che hanno portato poi, pensate, alla nascita del sistema più famoso del cinema hollywoodiano che è chiamato il sistema Pixar. Ma questa è un'altra storia. Basti pensare però che il Tron è uno dei film, dei primi film della Disney ad essere considerato film in computer grafica. Dopo ce n'è stato un sequel nel 2010 che è stato denominato Tron Legacy, che parla di cose simili, ma anche lì abbiamo solamente il contenuto narrativo che parla di videogiochi, appunto personaggi che si interfacciano con dei videogiochi. L'altra categoria, invece, parla di cinema che narra alcune storie, come vi dicevo prima, sotto forma di videogioco. Abbiamo per esempio un film del 1998 che si chiama Lola Corre, o in lingua originale Lola Rent, dove il personaggio, oltre ad avere tre vite, nel vero senso della parola, cioè vive tre storie, proprio come fossero tre vite di un videogioco, viene ripresa sempre in corsa, appunto qui Lola Corre, proprio come se fosse un personaggio di un... chiedo scusa. Sì, pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Sì, sono tre tachipirine prima dei pasti, sì. Per un reflusso? Piorrea, no, non si preoccupi. Ma niente, arrivederci. Torniamo a noi. Allora, parlavamo di Lola Corre. Appunto viene ripreso questo personaggio sempre in corsa con una Steadicam, che è la macchina da presa che rende le immagini fluide e che ricrea, secondo me, in maniera perfetta ed impeccabile il mondo dei videogiochi. Parlando di Steadicam, il secondo film che appartiene a questo gruppo di film che appunto vengono narrati sotto forma di videogiochi, abbiamo Elephant di Gus Van Sant del 2003, dove appunto la storia non parla di videogiochi, non c'entrano una mazza di videogiochi, ma questa Steadicam che insegue in maniera quasi morbosa il personaggio, mannaggia. Sì, pronto? No, no, nessuna fattura, grazie. Sì, certo. No, ritenuto d'acconto, certo. Va bene, ciao mamma. Dicevamo, allora, Elephant di Gus Van Sant, 2003, parla di un atto terroristico devastante, un atto terroristico veramente che ha segnato l'immaginario collettivo, viene ripreso proprio con questa Steadicam e questi pellegrinaggi di questo personaggio ricreano in maniera visuale proprio quell'aspetto dei videogiochi. Insomma, poi ovviamente se vogliamo andare anche nel mondo della computer grafica contemporanea abbiamo due fantastici film per un pubblico più piccolino, molto simpatici, molto divertenti, per tutta la famiglia, è la famiglia che rompe le palle, abbiamo qui proprio un esempio. Sì, pronto, mi dica? Sì. No, salsiccia, sì. Sì, grazie. Ralph spacca tutto, primo film di quella che sarà poi una trilogia, almeno quanto ha
ufficializzato la Disney, è uscito quest'anno, anzi l'anno scorso, Ralph spacca internet, e lì proprio siamo nel mondo digitale, nel mondo della computer grafica, nel mondo dei videogiochi. Ma possiamo anche citare un altro esempio di film che invece accomuna queste due grandi categorie di cui ho parlato, che è Matrix, dove abbiamo sia un linguaggio che per certi aspetti, per determinate inquadrature, ricrea un po' quello del videogioco, sempre rimanendo ovviamente in un linguaggio classico e poco sperimentale, e invece poi abbiamo una storia dove ogni tanto, soprattutto questo hacker, si confronta con il mondo dei videogiochi. Chissà adesso il cinema cosa ci sfornerà, siamo nell'era digitale, quindi ci possiamo aspettare grandi cose. Sì, pronto? Nonna, che vuoi? Come? È morto Paniero! Oddio! Sì, ho capito, però voi non mi potete chiamare proprio nel momento in cui io sto facendo un video. No, questo è il lavoro, certo. Sì, ne abbiamo già parlato, sì. Così mi fate venire l'ictus, va bene? Ok, grazie. Perdonatemi veramente, siamo alla fine di questa prima pillola appunto dedicata al cinema e ai videogiochi. Nella prossima parlerò di un film uscito l'anno scorso che rientra un pochettino in questo panorama qui, film di Steven Spielberg, Ready Player One, film che è stato molto criticato. Ne parleremo nella prossima puntata. Io vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se c'è un film che volete di cui io vi parlo, insomma fatemi sapere se vi piaccio, se faccio schifo, se sono simpatico, tutto quanto. Seguite la pagina, io vi ringrazio veramente tanto, e ovviamente cercheremo anche di entrare nei film che dovranno uscire, quindi cercheremo anche di aggiornarvi con qualche chicchetta produttiva che ogni tanto emerge dai vari blog di cinema. Come potete vedere hanno capito tutto i miei amici carissimi, adesso attacco e non rispondo. Grazie, vira al Video Italia, continuate a seguirci.